Abbiamo parlato di Licata prima della pausa, eccoti qua raffigurato. Mettiamo un po' d'ordine adesso, siamo entrati in questo che è il tuo museo, il Museo Berengo. Alle nostre spalle ci sono delle testimonianze fotografiche di buona parte degli artisti che hai conosciuto, con i quali certamente hai lavorato. Che succede qui, in questa parte di Murano? No, qui intanto ci sono delle immagini che raffigurano un po' parte del percorso. Questa in particolare è molto interessante perché è datata 1989, quando Licata ebbe la prima mostra importante al Museo d'Arte Moderna di Capesaro. Perché un museo qui da te? Perché c'è bisogno di testimoniare una presenza del contemporaneo a Murano. Sa, oggi esiste un bellissimo museo vetrario che è comunale e comunque è legato alla tradizione. Oggi manca, il mondo sta andando in altre direzioni, quindi è giusto che il vetro sia utilizzato da artisti contemporanei e che in qualche modo lasciano una testimonianza alla posterità del loro passaggio in quest'isola. Dottor Tabaro, mi verrebbe da dire, gli artisti italiani se ne vanno all'estero, mentre grazie a lui la possibilità che gli artisti internazionali vengano qui? Diciamo che è un esempio interessante di interscambio culturale internazionale, cioè nel senso che vedendo un po' queste immagini che sono la rappresentazione dell'esperienza di Berengo Arte, il rappresentante cinese, rappresentanti di vari paesi, e i quali sono stimolati a venire qui a realizzare le loro opere. E questo vuol dire riconoscere che Murano, Venezia e il Veneto ha una tradizione in cui nel vetro è prima. Io credo che questa sarà una puntata veramente unica e irripetibile, e devo dire grazie al nostro artista e naturalmente alla sua presenza e alla presenza del vice governatore Manzato, che per il momento abbiamo lasciato un po' in pausa. Però Marina, io adesso devo nuovamente sentire il sapore della cucina, e anche se attraverso la telecamera non ci riesco, ma so che tu trasmetterai tutto questo agli amici che ci seguono da casa. Caro Claudio, mentre tu e i tuoi ospiti passeggiate, noi qua lavoriamo. A proposito, un saluto ai tuoi ospiti anzitutto, e un saluto anche a Fabio, che è venuto ad aiutarci perché le cose da fare sono proprio tante. Nicola, dimmi un po' cosa è successo qui. La carne ormai abbiamo tirato fuori quella già marinata in precedenza, per quante ore anzitutto? Abbiamo marinata per circa un'ora e mezza con della salvia, rosmarino, aglio e del sale grosso. La carne prenderà quello che gli serve di sale, adesso la puliamo, andiamo subito a rosolarla in olio caldo per chiudere tutti i pori, quindi non avere fuoriuscita dei succhi. Benissimo, così volta... questo è un buon modo perché proprio tutti i sapori rimangano e non si disperdano nella cottura, giusto? Una cosa che magari non tutti sanno, io la sottolineo, no? No, è giustamente, adesso dopo averla rosolata velocemente in olio, la passeremo in un soffritto di verdure, sedano, carota, cipolla e questo bouquet al cui all'interno ci sono appunto di nuovo rosmarino, salvia e alloro e anche qualche bacca di ginepro. Benissimo, mentre la carne va ci dedichiamo a questi pomidorini, no? Sì, a questo punto abbiamo questo pomodoro datterino che anche questo è stato marinato con del rosmarino e dell'aglio, sale e zucchero, che togliendo appunto queste erbe andremo, di solito nel mio ristorante lo inserisco in un sacchetto sottovuoto e lo cuocio a 60 gradi in forno. Ma invece ti ho chiesto di fare una versione che può essere usata anche dai nostri amici a casa. Esattamente. E ti ringrazio per questo accorgimento. La passeremo appunto in una pentola in cui andremo a coprirla con della carta stagnola e ermeticamente praticamente, e poi inseriremo sempre nel forno di casa a 60 gradi per circa un'ora. Quindi così otteniamo un effetto sottovuoto casalingo che però funziona, se lo fai tu vuol dire che funziona. Sì, funziona. L'intento è mantenere il più possibile il sapore del pomodoro senza avere delle temperature troppo alte, che qui andiamo a perdere appunto anche il profumo. Benissimo, quindi lui si cucina anche un po' con la sua evaporazione. Perfetto. Ma con i suoi umori. Ecco, benissimo, quindi abbiamo visto che sia la carne sia il pomodoro così vengono mantenuti inalterati e saporiti più che mai. Il vino cosa serve? Il vino adesso andiamo a farlo a bagnare la nostra carne. Lasceremo evaporare, poi proseguiremo la cottura con l'aggiunta del fondo di vitello che abbiamo qui, che può essere fatto tranquillamente con delle ossa, fatto tipo un brodo ristretto. Benissimo, le cose da fare sono ancora tante, io ripasso la linea a Claudio, ma noi andiamo avanti perché c'è da fare. La cucina.
cucina del ristorante La Pecca di Lunigo, i piselli sono pronti per che cosa, Nicola? Allora, li abbiamo già sbollentati in acqua salata, adesso li versiamo in un bicchiere per poter poi andare ad emulsionarli con l'acqua, del sale e dell'olio extravergine d'oliva. Benissimo, quando tu dici emulsione, poi insomma vuol dire frullatura, per parlare correntemente. Un bel frullatore di immersione e la nostra crema di piselli è pronta. È pronta, manca che cosa? Che manca ancora, perché per diventare poi la gelatina, l'aggiunta della colla di pesce. Oh. Poi dopo che l'avremo incorporata, andremo a stenderla in questa placchetta e avremo la nostra gelatina di piselli. Benissimo, passiamo. Poi vedremo che cosa ne faremo. Intanto anche le patate sono pronte, perché il nostro Fabio lavora, noi parliamo, ma lui lavora intanto. Cosa ha fatto? Qui abbiamo cotto le patate, le abbiamo passate all'attrezzo apposito e qui andiamo ad aggiungere sempre dell'olio extravergine d'oliva. Vogliamo dire anche queste patate sono particolari, perché oltre a essere autoctone, diciamo, dell'altopiano di Asiago di Rozzo, hanno anche un amido particolare, per cui sono particolarmente facili, diciamo, da lavorare, no? Sì, venendo dalla montagna sono molto asciutte, quindi hanno veramente una, anche per fare i gnocchi sono eccezionali. Infatti. Poi aggiungiamo, stavo ricordando. Aggiungiamo questo mais tostato e adesso Fabio andrà ad amalgamarlo e con questo creeremo la base del nostro piatto. Perché abbiamo detto un piatto che vedremo in verticale e in orizzontale, perché noi siamo palladiani oggi. E con questo spunto artistico non posso che rivedere un po' cosa succede nel museo, mio amico Claudio. A te. Eccoci qua, Marina, sono ancora in compagnia dei nostri ospiti. Dottor Tavaro, certo che quando si dice Venezia è affascinante, no? Sì, esattamente. Quando mai ci capita di vedere un artista che è in fase mondiale, però si mette da parte per un attimo, si mette in discussione, si mette in gioco, apre questi spazi, si inventa l'idea del museo, dà spazio agli altri artisti? Questo è uno spazio qui, tra l'altro, interessantissimo, perché all'ultima Biennale Arte, con Daverio, ed erano proprio messi in questa, da questa parte, è stata fatta una specie, non diciamo contro biennale, ma una biennale alternativa in qualche modo, proposta da Daverio per un po' sollecitare anche una riflessione sul figurativo, sugli strumenti, diciamo, della ricerca nell'arte contemporanea. Erano una serie di quadretti, di opere, 13 per 17, una raccolta notevole, con artisti più o meno noti, ma che veramente ha creato un enorme interesse. E adesso allora guardiamoci questo contributo che abbiamo realizzato sempre per il nostro pubblico proprio in occasione di questa famosa mostra 13x17. Due anni fa, credo. Subito dopo lanciamo la pausa pubblicitaria, però restate con noi perché la puntata è veramente ricca, ricca oggi. Solo una che nasce a Venezia può immaginare il mondo in questo modo qua. Sì, ma è bellissimo. Cioè lei è la nuova versione di ciò che è stato Vedova. Vedova ha fatto la Venezia in crisi, in barocca. Lei sta facendo la Venezia in ricostruzione bizantina. Fantastico. Stiamo realizzando delle autentiche architetture in cucina e qui c'è un pezzo che insomma anche lui ha un suo perché, è un grissino, ma cos'è? Questo è un grissino che è stato fatto con delle farine particolari. Abbiamo dunque una farina semi integrale, una manitoba per dare forza al nostro impasto e poi qui una farina con vari cereali al suo interno. Abbiamo quindi la consistenza così ruvidona, così rustica quasi di questo grissino è dovuta soprattutto a questi tipi di farina. Naturalmente abbiamo il solito lievito, abbiamo dell'olio extravergine d'oliva, sale, del miele e naturalmente l'acqua per finire. Ecco, tutto questo viene impastato insieme, poi va a riposare per circa mezz'ora e poi andiamo a creare questi grissini. Che saranno un po', immagino, il pennacchio di questa nostra architettura. La vedremo tra poco. Intanto c'è un amico spagnolo, Juan, che si sta dando veramente da fare e non capisco, un po' d'arte, un po' di cucina. Cosa succede lì?